Allora, lasciamo un po' il volume della musical song. Stasera mi è venuto un flash, siamo al 22 del 12 2013. Non so, quelle cose che vengono, che passano nella mente, a volte mi passano anche di giorno, poi me le segno, poi mi dimentico, poi fa una cosa e l'altra, c'è sempre un qualcosa che ti fa deviazione. E stasera mi è venuto in mente. Allora, io nella mia esperienza ho fatto caso a una cosa che mi ha sempre disturbato, perché sono dell'idea che siamo persone, siamo persone civili, per quanto il lavoro, per quanto si debba sopravvivere, per quanto esista la concorrenza, per quanto ci sia tutto quello che si vuole, però bisogna sempre ricordarsi che siamo sempre umani, di conseguenza ci dobbiamo dare una mano, uno con l'altro, almeno nel momento poi in cui si nota che uno si comporta male, chiaramente lo si tiene a distanza, come si suol dire, però diciamo che si parte col principio di aiutarsi. E anche nel campo lavorativo, anche l'altro giorno ero in una fermetta ad un amico che gli dicevo: ma il tuo concorrente? No, dicevo, assolutamente, anzi, dice, quando io non ho un prodotto lo mando là, o quando loro non hanno un prodotto lo mando da qua. E questa è una bella cosa, perché è segno di collaborazione, di civiltà, e poi alla fine si deve vivere tutti, insomma, l'ho sempre detto, anche nel lavoro. Concorrenza sì, ma poi oltre un certo tempo, un certo limite, non arrivi, non ce la fai, inutile che giriamo intorno, non sei mandrake, poi ti complichi la vita oggi è fatta di alti e bassi, in un momento ti prende un embolo, un neurisma o che cazzo ne so, te ne vai di colpo, un infarto, non si può dire, non puoi pensare, anche quando a volte facciamo i progetti, fai il finanziamento 3 anni, 5 anni, 4 anni, 2 mesi, 6 mesi, ma a pensarci bene, poi pensiamo di arrivare a questi 5 anni? Non lo so, perciò voglio dire, può succedere tutto. Allora, l'argomento di stasera è principalmente, diciamo, orientato su una cosa che succederà prossimamente, fino alla morte sicuramente di ognuno di noi, di incrociare nella vita, parlando oppure contrattando. Mi ricordo una volta voleva comprare un'auto, allora dissi: sì, c'ha il suo tempo, allora non mi ricordo che macchina fosse, c'ha il suo tempo, dico, dobbiamo un attimo darci una mano, perché non è una macchina moderna, recente, tieni presente che la concorrenza, poi dico, allora mi sembra fosse benzina, cioè una cosa bestiale. Dissi, devo farci l'impianto, perché sennò non posso usare una macchina del genere per fare tragitti, come dire, Forlì, Cervia o Ravenna, insomma, diventerebbe costoso. E questo qua mi disse con un tono, mi rispose con un tono proprio distanziato, a mio avviso, e come se, non lo so, non capisco, come se io fossi un... Insomma, mi sono sentito dire, ma a me non mi interessa. Io sono rimasto un attimo, perché ho detto, ma tutti quelli che dicono a me non mi interessa, allora a questo punto dopo li ho presi un po' in considerazione e ho notato che è tutta gentaccia che pensa a sé, egoisti, non gliene frega un cazzo di niente, loro... basta che stanno bene loro, stanno bene tutti. E allora consiglio a tutti quanti, quando uno dice a me non mi interessa, ragazzi, state in occhio, perché quello lì è un cretino. Ve lo dico con tutto amore e con tutto il dispiacere del mondo, perché è un soggetto che è meglio tenere solo a distanza. A me non mi interessa. Capisco che non ti possa interessare, però ci sono altri modi di dire, vabbè, ok,
devi fare questa manovra, ci veniamo incontro, dovrai fare un impianto, ti chiedo tot, vabbè dai, facciamo un... pur di venderla. Ah, ma tanto allora, mi disse, se non la vendo a te c'è mio cugino che l'interessa. E io gli dissi, beh allora, ascolta, vendi la tua cugina. E così poi credo sia stato. Però, voglio dire, me ne frega un cazzo, ma alla fine, hai capito? A me questa frase non mi interessa, mi rimbomba il cervello. Perché posso capire, non ti interessa. Potrei dire non mi interessa la pubblicità sulla televisione. Bene, non mi interessa perché forse non la vedo, non vedo ritornare i soldi impiegati. Ma questo non mi interessa quando delle volte esponi anche un problema dicendo, ragazzi, ok, io questo posso farlo, però bisogna che ci incontriamo su questo campo perché ho questo tipo di difficoltà. Se tu mi incontri, mi vieni incontro, io riesco a gestire la cosa, a portare a termine anche questo affare. Ma sentirsi dire non mi interessa, come dire, sono cazzi tuoi, se ce la fai bene, se non ce la fai io, questo è il mio affare, questo è il mio costo, questa è il mio, la mia richiesta, se ti va bene così, se non ti va bene cambia. Ecco, questa mi fa incazzare, questa cosa qua. Perciò avverto tutti, state attenti, questi che dicono non mi interessa sono un branco di cretini. Sono idioti, idioti che non si immedesimano nelle situazioni finché le cose gli vanno bene, bene. Poi casomai se le cose gli vanno male si mettono a piangere. Poi vengono a rompere i coglioni. Del tipo, come possiamo fare? Ma vai a fanculo adesso. Ma io poi dopo me le ricordo queste cose qui, perché la vendetta è un piatto che va consumato freddo, non ve lo dimenticate. Mi sto facendo un po' di manicure, è l'unico momento, adesso mi sono stufato di registrare, oggi è anche domenica, quanto sia, ho lavorato anche oggi perché devo portare a termine un po' di roba, registrazione, poi quando arriva l'Enel è un disastro, registra tutto. E allora mi è venuto sto flash di sto non mi interessa. Consiglio a tutti, state attenti, diffidate, come se vi si dovesse accendere una luce. Quello oggi dice così, domani capace che ti manda, per dire, anche un'ingiunzione o che cazzo ne so. Alla larga. Detto fra noi, soggetto in merda, ok? Ciao, buone cose.